Arriva a Palazzo Reale di Milano dal 3 febbraio al 5 giugno 2016 la mostra Il simbolismo, arte in Europa dalla Belle Époque alla Grande Guerra. Il simbolismo è al tempo stesso un momento di chiusura al progresso e a una società dominata dall'imperio e dalla quantità, e di apertura per affermare una modernità che, sulla scia della poesia di Baudelaire, fa della resistenza al moderno il proprio segno di riconoscimento. Emblema della caduta e del fallimento, i fiori del male sono il punto di partenza di un momento culturale che si definisce in primo luogo attraverso la negazione. Rifiuto del reale, ridotto alla semplice percezione intuitiva. Rifiuto dell'accademismo. Rifiuto del naturalismo e del verismo. La lunga lista dei rifiuti sembra definire il simbolismo come l'ultima risposta alla triplice frustrazione dell'uomo moderno. Frustrazione generata storicamente da Copernico, l'uomo non è più al centro dell'universo, da Darwin, l'uomo non è il compimento dell'evoluzione, e da Freud, l'uomo è incapace per natura di dominare le proprie pulsioni interiori. Dal punto di vista figurativo, si avvia un recupero delle immagini di quel paradiso perduto, identificato nella pittura dei primitivi italiani e in generale dei miti originari. Grande, tramite di questa rivoluzione delle immagini, è la letteratura, in cui il tema del sogno, del delirio indotto dagli oppiacei, della follia, sembra unificare quella cultura europea che verrà rivoluzionata dal volume dell'interpretazione dei sogni, pubblicata da Sigmund Freud a Vienna nel 1900. Ne deriva il recupero della dimensione onirica, del mondo eroico e della mitologia, di temi scabrosi come l'amore erotico, la morte e il peccato. La mostra presenta per la prima volta in Italia alcuni tra i più significativi capolavori del simbolismo europeo. Si tratta di opere mai viste nel nostro paese, che già stanno generando una grande aspettativa fra pubblico e critica. Il simbolismo, oltre che essere un movimento, è qualcosa direi di più, è una sensibilità nuova che si diffonde in Europa tra l'ultimo decennio del Novecento e gli anni che precedono la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale. E sensibilità che si afferma con una sorta di reazione al materialismo, al positivismo degli anni precedenti, che aveva avuto la sua espressione massima nell'impressionismo, che in qualche modo aveva voluto rappresentare la realtà fisica così com'è attraverso l'impressione. Invece il simbolismo vuole andare oltre le apparenze per indagare quindi il significato misterioso della realtà, per indagare i territori inconfessabili dell'inconscio umano, dell'animo umano, per poi rappresentare anche quello che riguarda il sogno, quella realtà che non è più una realtà naturale, ma è una realtà quindi onirica. E naturalmente quindi le ricerche dei letterati e degli artisti del simbolismo a un certo punto si andranno a sovrapporre a quella scienza nuova che si afferma proprio in questi anni, che è la psicanalisi di Freud. Anche Freud indaga nei suoi scritti il significato del mito, del sogno, e quindi l'inconscio rappresenta quindi proprio tutti quei lati inconfessabili del nostro animo, dell'esperienza umana. Quindi il simbolismo diventa un nuovo modo per interpretare quindi una realtà che sta sotto la realtà comune, la realtà quotidiana, ma per questo non è meno forte, anzi, e che determina
in maniera altrettanto forte, quindi il destino dell'uomo. Il simbolismo ha una diffusione molto vasta che riguarda le diverse appunto, nazioni europee, in cui assume delle declinazioni diverse. Naturalmente in questa mostra abbiamo privilegiato quelle che sono state le esperienze principali. Pensiamo al simbolismo franco-belga, che ha avuto come punto di riferimento, come fonte di ispirazione, proprio la poesia di Baudelaire, che è stato considerato una sorta di precursore del simbolismo, e poi ha avuto come riferimento la vera e propria poesia simbolista di Mallarmé, Verlaine, Rimbaud. Quindi il simbolismo belgo-francese, che è rappresentato non solo da pittori come Knopf, Delville, per quanto riguarda la Francia, Moreau e i pittori Naby, si estende poi anche a tutta una serie di straordinari illustratori, incisori che sono rappresentati in questa mostra come Rops e Redon. E quindi in un manifestarsi molto complesso che va dai dipinti di Knopf che rappresentano il sogno, il mito, invece ai dipinti dei Naby che con uno stile nuovo, molto diverso dallo stile dei impressionisti, invece rappresentano i lati misteriosi della realtà comune. E poi nell'area tedesca abbiamo ancora un simbolismo che si manifesta in maniera diversa. Qui abbiamo l'influenza determinante di filosofi come Schopenhauer, che è considerato una delle fonti del simbolismo, e Nietzsche, e naturalmente dal punto di vista della musica Wagner. Il simbolismo tedesco ha come suo, diciamo, artista, quindi iniziatore, come punto di riferimento Becklin, che è un po' l'equivalente di quello che era stato Moreau per la Francia. Sia Moreau che Becklin basano quindi la loro pittura sulla rappresentazione del mito. Il mito visto come un territorio legato quindi alla rappresentazione di quelli che sono i principi dell'esistenza umana, che poi sono riflessi in queste figure, in queste immagini, in questi episodi mitologici. E in mostra abbiamo opere di non solo di Becklin, ma anche di von Stuck e di Klinger, che sono stati i maggiori rappresentanti di questo simbolismo quindi tedesco. In Italia il personaggio un po' di riferimento per il simbolismo è stato un grande poeta e organizzatore di cultura come Gabriele D'Annunzio. E D'Annunzio è stato un po' il mentore di quello che forse è stato il più grande simbolista di area romana, come Giulio Ariste, quindi Sartorio, che fa un tipo di pittura molto figurativa, ispirata ai preraffaelliti e al Rinascimento, non solo, ma anche a Fidia e a Michelangelo, in questi grandi cicli decorativi in cui c'è questa fusione tra pittura, scultura e direi atmosfere musicali, nel raggiungimento di quella opera d'arte totale che aveva vagheggiato, autorizzato Wagner, che è molto considerato proprio da D'Annunzio e da questi simbolisti romani. Poi invece a Milano il simbolismo si manifesta con un linguaggio molto diverso, che è quello della pittura divisionista, i cui maggiori protagonisti, proprio per quanto riguarda anche i temi simbolisti, sono Segantini e Previati. E D'Annunzio a un certo punto diventa un po' un motivo di accordo tra queste due diverse aree del simbolismo italiano, quella romana e quella
milanese, perché a un certo punto D'Annunzio si trova ad appoggiare, a celebrare sia Sartorio che Segantini, a cui dedica un grande componimento poetico in occasione della morte, in cui sa esprimere attraverso delle immagini poetiche quella che era stata l'essenza dell'arte mistica, cosmica di Segantini, che aveva questo grande senso della sacralità appunto della natura, questa natura alpestre che ha saputo rappresentare in maniera così straordinaria nei suoi quadri. E a un certo punto queste due anime del simbolismo italiano, romana e milanese, non solo vengono unite da questa D'Annunzio, ma anche dal fatto che le due esperienze vengono consacrate alle Biennali di Venezia, che tra 8 e 900 e soprattutto negli anni precedenti la Grande Guerra diventano la più importante vetrina internazionale del simbolismo. Nel 1907 la Biennale organizza, i promotori sono Chini, Nomellini e Previati, una grande sala dedicata all'arte del sogno, in cui simbolisti italiani e simbolisti stranieri sono messi quindi a confronto. Poi proprio a Venezia abbiamo due grandi monografie dedicate nel 1909 a Stuck e nel 1910 a Klimt, che fanno conoscere questi due artisti in Italia e che avranno una grande influenza sullo sviluppo dell'arte italiana. Pensiamo a un grande pittore come Chini, che è molto influenzato da Klimt, sembra quasi un po' una sorta di Klimt italiano. E quindi in definitiva si può dire che una delle caratteristiche del simbolismo italiano sia quello anche di essere spesso attraverso una pittura che allora chiamavano ciclica, cioè questi grandi cicli decorativi che facevano il simbolismo un'esperienza non più elitaria, se pensiamo ai pittori e grafici simbolisti europei, ma un'esperienza diciamo più pubblica, più corale. Non è un caso che proprio in Italia il luogo pubblico più importante, l'aula del Parlamento che rappresenta la nazione, sia decorata con un grande ciclo di Sartorio, quindi, che è di impronta simbolista. Quindi in Italia il simbolismo diventa a un certo punto un linguaggio della nazione. E rispetto al simbolismo italiano di Previati, di Segantini, Sartorio, che rispetto a quello europeo è un simbolismo più solare, c'è un artista in Italia grande e non ancora adeguatamente direi valorizzato, che è il pittore, soprattutto illustratore, Alberto Martini, che in qualche modo è un interprete, attraverso soprattutto i suoi bellissimi disegni, dei temi più macabri, più estremi, più oscuri del simbolismo stesso. E Martini si è autorappresentato in un grande autoritratto, un'opera eccezionale anche per le dimensioni, è un enorme disegno a china in cui Martini, che era una sorta di dandy molto elegante, si è autoraffigurato come l'artista mago, su uno sfondo inquietante, con questi occhi spiritati, mentre dalle sue mani escono come dei fiotti di luce in cui compaiono le creature fantastiche, misteriose, a volte mostruose, che poi erano protagoniste delle sue illustrazioni. E lo sfondo è lo sfondo di Venezia, una Venezia al chiaro di luna, che è la Venezia di fine secolo, quella che i futuristi volevano bruciare quando volevano abolire il chiaro di luna, e che invece fu lo sfondo dell'arte di Martini, soprattutto di quella che era stata la sua musa, la famosa Marchesa Casati, che è un po' l'emblema di quella donna simbolista che è metà angelo e metà demone, e fu proprio la musa ispiratrice, la grande diciamo collezionista di Martini, che la rappresenta probabilmente nel quadro stesso nell'immagine di una donna farfalla che sta ai piedi di questa inquietante figura, di questo inquietante autoritratto.
Con questa mostra noi apriamo la grande stagione del 2016, ma lo facciamo all'interno di un progetto complessivo che ci permette di raccontare quel grande momento di passaggio che, coincidente alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, porta a una grande trasformazione e innovazione nei linguaggi artistici di tutta Europa. Pensiamo quindi che la mostra dedicata a Mucca, a Palazzo Reale e a Liberty si collega a questa grande mostra sul simbolismo. La mostra del simbolismo ha una qualità, quella di essere una mostra di contesto, di avere prestiti che provengono ovvero dai musei più importanti di tutto il mondo, con un'attenzione curatoriale che ci permette anche di raccontare la relazione che questo linguaggio della pittura ha con le influenze che provengono da altre discipline, che siano la poesia di Baudelaire, la musica di Wagner, ma quindi influenze che in un certo senso generano uno stile pittorico e un modo di vedere e poi ovviamente di restituire attraverso la pittura che deve molto al dialogo appunto con altre discipline artistiche. E al tempo stesso ci racconta anche la centralità che questo movimento ha saputo avere in Europa con tre poli molto forti, che sono quello legato alla cultura francese, quello legato alla cultura tedesca, ma anche quello legato alla cultura italiana, col protagonismo di artisti oggi forse non ancora considerati per il loro importante effettivo valore, come per esempio Previati o Sartorio. Il simbolismo, arte in Europa dalla Belle Époque alla Grande Guerra, a Palazzo Reale di Milano, dal 3 febbraio al 5 giugno 2016.